Ciao a tutti, oggi volevo parlare di questo dipinto di Antonello da Messina, datato 1472-1473, che faceva parte probabilmente di un polittico, cioè di un'opera più grande, perché furono trovati i documenti che attestavano già nel 1470 una commissione data ad Antonello da Messina di una Magna Icona, quindi si suppone che fosse un'opera molto più grande, probabilmente un politico. Che cos'è un politico? È una struttura, un'opera religiosa, nella quale ci sono diversi pannelli che vengono realizzati e poi successivamente attaccati, sono uniti da una cornice, possono essere mobili, possono piegarsi per poi richiudersi ed essere trasportabili oppure possono essere fissi. In questa Magna Icona sicuramente c'erano i quattro padri della Chiesa, San Gregorio Magno che vediamo qui, Sant'Agostino, San Girolamo e Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio non lo abbiamo più, non esiste più, mentre gli altri due santi esistono ancora come dipinti, come esiste naturalmente questo. Questo in particolare è esposto a Palermo, a Palazzo Abatellis. E sicuramente immaginiamo, possiamo immaginare che fosse una struttura ampia, grande, come abbiamo detto, nella quale San Gregorio Magno appariva in alto, perché vedete lo sguardo è dall'alto in basso, in diagonale, quindi probabilmente era posto in alto a sinistra e guardava chiaramente gli spettatori. Questo dipinto è un dipinto dal sapore arcaico, vedete lo sfondo dorato, però in realtà ha tutta una serie di innovazioni che Antonello già riportava nei suoi capolavori proprio in quel periodo, per questo si è potuto in qualche modo datarlo tra il 1472 e il 1473, perché nella prima metà degli anni 70 molte delle innovazioni che vediamo qui, che hanno a che fare con la luce, alcuni dettagli del dipinto, soprattutto del volto, ma non solo, per esempio la maestria nei disegni del mantello, venite qui, e le pieghe dell'abito bianco qua sotto, che grazie alla luce e all'ombra danno volume all'abito stesso e quindi danno consistenza al dipinto. Vediamo i dettagli della barba che danno volume al volto, una barba rada, e poi la tiara che dà consistenza alla testa e i capelli neri che gli danno volume e prospettiva. Insomma, tutti questi accorgimenti, queste tecniche che Antonello possedeva benissimo, collocano il dipinto in quel periodo. Non tutto il dipinto è stato fatto da Antonello, ci sono alcune parti, soprattutto alcune pennellate, che si suppone non gli appartengano e che probabilmente sono un intervento successivo da parte del figlio Jacobello o di altri suoi collaboratori. Antonello aveva una bottega molto avviata che aveva fondato nel 1457, quindi negli anni 70 era già una bottega famosa e aveva moltissime commissioni, quindi non tutti i dipinti li poté concludere. Poi in realtà si ammalò e morì nel 1479, quindi nell'ultima parte della sua vita aveva molte commissioni, pertanto non poté terminarle e quindi si appoggiò ai suoi collaboratori, ma la gran parte del dipinto comunque è opera sua. E, come abbiamo detto, la luce dà volume e prospettiva, dà consistenza al soggetto che appare come in altri dipinti di Antonello, quasi uscire dalla tela, gli dà una caratteristica e una certa imponenza. Però naturalmente la luce illumina anche il volto, che in questo caso ha quelle caratteristiche psicologiche che Antonello riportava nei ritratti per i quali era famosissimo. Oltre ovviamente all'impostazione di tre quarti del volto e ovviamente identificando la posizione di questa immagine in alto a sinistra, dà ancora più forza all'autorità, all'autorevolezza del santo, proprio per la sua collocazione. Peccato non avere ovviamente tutta l'opera e chiaramente averne perse delle parti, però questo è indicativo anche di come Antonello lavorava, di quali commissioni aveva all'epoca, di quale successo aveva raggiunto e di quale considerazione ovviamente aveva da parte dei suoi contemporanei. Se volete avere altre informazioni su Antonello da Messina potete andare sul sito biografiaonline.it.